Un buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Rassegna Stampa legato al tema Human to Human. Allora, parliamo di Rassegna Stampa anche se, buongiorno Santino, oggi devo dire che dovremmo parlare di Rassegna Report e c'è un motivo sostanziale per cui oggi è una Rassegna Report, perché il grande tema dell'appuntamento della puntata di oggi, sia in Rassegna appunto che nella parte poi di approfondimento, diciamo che è intorno al tema dei dati, analisi dei dati, eccetera. Per cui, buongiorno Santina, benvenuto a questo nuovo appuntamento. Buongiorno Stefano, grazie, prontissima sul pezzo. Come sempre, io su questo non ho mai dubbi. Allora, stavamo dicendo, report, dati, siamo inizio anno, per cui anche l'anno in cui tendenzialmente appunto si lavora sui report, ma appunto oggi in maniera specifica visto, è il grande filone della puntata di oggi. Allora, il futuro, un report, è uscito questo report, dove si parla di mobilità, finalmente non più solo di mobile, perché abbiamo sentito per decenni parlare di mobile, adesso si parla di mobilità. Per cui questo report ci racconta, diciamo, tutto un cambiamento, ovviamente, di tutto quelle che saranno le piattaforme digitali e non solo, che ruoteranno intorno ai temi della mobilità. Ebbene sì, perché la cosa interessante di questi report, noi ne citiamo spesso nel nostro appuntamento, è che lavorano a preventivo e non solo a consuntivo, cioè siamo abituati a identificare il report come qualcosa che ci restituisce la fotografia di qualcosa che è stato già fatto. In realtà oggi è sempre più importante, soprattutto nella comunicazione, integrare i dati per poter prevedere delle cose. Questo report di cui parli tu, che è stato realizzato da Ogilvy Consulting, che si intitola proprio The Future of Brand in Motion, ci dice che se gli scorsi 10 anni sono stati dominati dall'economia della piattaforma digitale come Google, Facebook, Alibaba, Airbnb, Amazon, ovviamente, i prossimi vedranno al centro dell'economia delle piattaforme di mobilità. Che cosa sono le piattaforme di mobilità? Sono delle piattaforme che riescono a trasformare con abilitazioni, facilitazioni tecnologiche la movimentazione di persone, beni o servizi. Qualche esempio. Tra le opzioni più gettonate spiccano ad esempio le consegne contactless, drive-thru e on-the-go, gli acquisti da mobile, la telemedicina, il check-in negli hotel senza contatti, l'acquisto di beni anche importanti, complessi come le automobili senza venditori. Cioè tutto quello che la pandemia ci ha un po' costretto a sperimentare adesso subirà un'accelerazione non solo per necessità ma anche perché si è rivelato comodo, si è rivelato tracciabile. Non stupisce che tra i brand meglio posizionati tali esperienze siano già un po' all'ordine del giorno, parliamo di Amazon, Uber, Apple, Google. Di fatto i confini tra i settori merceologici stanno sfumando, la competizione sarà ovunque e i business devono sempre più considerare la mobilità come un tema da introdurre nell'esperienza utente. Allora, mi viene una domanda, perché noi qua trattiamo, diciamo, il tema human to human, no? E all'interno, diciamo, di questo sort di report si parla del commercio senza frizione. Allora, per cui, diciamo, appunto, quello che stavi raccontando te, tante cose che potremmo fare in autonomia e così via. Allora, faccio una provocazione. Il rapporto tra le persone è una frizione? Potrebbe anche esserlo. Un tempo eravamo abituati a fare le code, ad esempio, non li percepivamo come un ostacolo, le code per ritirare un pacco. Immagina adesso di fare una fila alla posta per ritirare un pacco, di anche mezz'oretta abbondante. Hai voglia di dire che magari puoi dialogare col vicino, ma tu la senti come una perdita di tempo. Cioè, in realtà non è tanto lo human to human la frizione, quanto il non poterne godere. Magari fare la fila alla posta non è il modo migliore per poter godere del contatto. Quindi quello che credo vogliono fare queste tecnologie è cercare di limare tutte queste frizioni, incidenti di percorso, magari anche per darci più tempo per godere poi appieno di una socialità che adesso, ahimè, ci manca. Ottimo, era appunto Paul la provocazione, approfondimento, perché sai, quando vai a smaterializzare, vai a, come dire, rendere tutto un pochettino più autonomo, mancano appunto le relazioni, ma appunto poi ci si concentrerà su dove la relazione ha un senso e non su una serie di servizi dove è stato dimostrato che non procura del valore, ma anzi eventualmente ti toglie l'opportunità del tempo. Allora,
Seconda notizia, o meglio dire secondo report, stiamo parlando di un report di Accenture, stiamo parlando di un report che rimappa o cerca di mappare quello che è, come dire, loro definiscono un territorio del tutto nuovo, un tema che abbiamo già affrontato, loro lo dividono in 7 punti, questo territorio tutto nuovo, e cercano di dare delle indicazioni. Ebbene sì, siamo di fronte a un territorio nuovo, questo oramai lo abbiamo capito, lo ha commentato anche Mark Curtis, che è il capo dell'innovation e della leadership di Accenture, presentando questo report che si chiama Fjord Trends 2021, che affronta fondamentalmente le domande che ci stiamo facendo tutti: che cosa succederà adesso? Lui dice che dopo una crisi comincia sempre una nuova era, comunque una ricchezza di mondi potenziali che si aprono davanti a noi. Alcuni certamente sono spaventosi, altri magari possono essere emozionanti. Tutti però sono in gran parte inesplorati e offrono l'opportunità di guardare, di pensare al passato in un modo diverso. Quali sono i temi attraverso cui Accenture cerca di ridisegnare il futuro? Quali sono le tematiche, i problemi, le domande a cui dobbiamo dare una risposta? Tra quelle, diciamo, un po' più inedite e interessanti, ne ho selezionato appunto 4. Il cosiddetto collective displacement. Incredibilmente il 2020 probabilmente è stato l'anno in cui abbiamo trascorso più tempo a casa, ma che allo stesso tempo ci ha lasciato la sensazione di essere sfollati. Se vuoi è una contraddizione in termini, ma in realtà nella nostra mappatura emotiva di quello che è comunicazione e marketing è proprio così, perché non abbiamo più il mondo che conoscevamo, siamo in cerca di modi e di spazi nuovi per fare le cose di sempre. Il modo in cui lavorare, socializzare, imparare, fare acquisti, prendersi cura della propria persona dovrà necessariamente cambiare, non ci sarà un ritorno al passato in blocco. Quindi dovremo cercare, in termini di brand, di comunicazione, di marche, di aziende, nuove modalità di interrelazione con gli utenti. Quindi dall'essere sfollati a trovare nuove patrie e nuovi approdi. Poi fare squadra, questa è una cosa, diciamo, abusatissima, se ne parla sempre, fare squadra, fare rete, in realtà adesso diventa proprio un cardine, perché il telelavoro ha aperto una sorta di patto, contratto tra lavoratori e datori di lavoro, in cui non esiste più un'unica formula che va bene per tutto e per tutti, c'è quest'altro territorio incerto da esplorare, in cui bisogna mantenere e salvaguardare la produttività, ma ciò che conta è anche il benessere mentale dei lavoratori. Quindi l'ufficio non è morto, ma deve essere riprogettato, e meglio se questo accade insieme. Poi una sfida che conosciamo molto bene, non a caso l'appuntamento si chiama Human to Human, ed è la sfida dell'empatia. Le persone, lo sappiamo oramai, osservano più attentamente i brand, il modo in cui esprimono i propri valori, e la pandemia ha acceso molto forti dei riflettori sulle diseguaglianze. Quindi gli utenti si aspettano una coerenza nel racconto di marca che dovrà mixare pragmatismo ed empatia senza scivoloni di sorta. Infine, i cosiddetti rituali perduti e ritrovati, non vediamo l'ora di ritrovarne parecchi. C'è un senso di forte nostalgia per tantissime attività della vita quotidiana di tutti i giorni che sono state sospese a causa della pandemia. Si formano nuove abitudini e i brand possono avere un ruolo nell'aiutare le persone a recuperare un po' il senso del rituale, delle piccole cose, o a sostituirli con dei rituali nuovi che creino comunque sostanza, benessere psicologico e fisico. Sì, diciamo che quello dei rituali mi tocca in maniera particolare, nel senso che ero abituato a tanti rituali fuori dal contesto, diciamo, domestico o strettamente lavorativo, per cui credo che proprio sia un elemento che ci manca, che dobbiamo ricostruire, capire quali sono dei nuovi rituali adeguati rispetto al contesto, e credo che quello che poi sia il passaggio funzionale a, non dico andare verso una nuova normalità, che io non credo ci esista una nuova normalità, ma un nuovo nostro modo di vivere, cioè dove troviamo una nostra nuova dimensione su cui troviamo delle soddisfazioni, non necessariamente che sia quello di andare a bere l'aperitivo, come spesso e volentieri ci viene imputato. Allora, detto questo, terzo report, per cui terza notizia, parliamo di dati. Allora, sì, è abbastanza particolare, viviamo nella società del dato, dove qualsiasi piattaforma digitale, ormai tutto digitalizzato, raccoglie dati e informazioni, e il mondo delle imprese raccoglie, questo dato lo tratta poco, cioè nel senso è lì, ce l'hanno a disposizione, ma
vuoi per complessità, poi magari nella parte di approfondimento tratteremo anche questo tema, vuoi per non competenze o per non comprensione dell'opportunità che ci sta dietro al dato, diciamo che questo report evidenzia una mancanza da parte delle imprese di una corretta gestione delle informazioni del dato. Ebbene sì, sembra proprio un paradosso. Questo è un dato che ci fornisce un'analisi di Data Media Hub, che approfondiremo poi nella seconda parte, che ci dice che solo l'8,6% delle imprese con almeno 10 addetti dichiara di aver analizzato, e quindi non stiamo parlando di un'analisi estremamente accurata, comunque di aver analizzato nell'anno precedente grandi quantità di informazioni, i cosiddetti big data. Ma l'elemento ancora più, diciamo, scandaloso, se vuoi, visto che siamo nell'epoca dei social media, è che solo il 4% delle aziende usa correttamente i dati dei social media, cioè un dato assolutamente ininfluente e trascurabile. Non è di grande conforto sapere che siamo in buona compagnia o in pessima compagnia, dipende dal punto di vista, nell'Unione Europea. Quello che le aziende ancora non riescono a fare è appunto a introdurre non solo il dato in maniera organica nella gestione della comunicazione, ma soprattutto ad utilizzarlo anche per un'attività ad esempio di listening, e quindi a preventivo e non solo a consuntivo. Ultimo report. Allora, ne abbiamo parlato anche ieri e si parlava appunto della fiducia, la perdita di fiducia delle persone nei confronti delle istituzioni, delle imprese, ovviamente anche sulle informazioni che vengono veicolate, ma spoilerò semplicemente una piccola parte, che è una piccola riflessione che poi ti butto sul tuo campo, è le imprese alla fine hanno maggior, cioè le persone hanno maggiore fiducia nelle informazioni delle imprese che delle informazioni delle istituzioni. E questa è la parte, secondo me, più drammatica in assoluto che evidenzia questo report. Da una parte la parte, diciamo, drammatica, dall'altra parte è una grande possibilità per le imprese, cioè sono eletti come stakeholder dove in cui riporre fiducia, caspita, non approfittarne sarebbe veramente stolto. In realtà questo è un trend che non nasce quest'anno, già da 2-3 anni le imprese salgono sul podio degli stakeholder a cui concedere più fiducia. Questa cosa si conferma ancora quest'anno, parliamo del Trust Barometer di Edelman, che è sempre un appuntamento importante solitamente a gennaio. Il titolo drammatico di quest'anno è quello che hanno definito la cosiddetta bancarotta, il fallimento dell'informazione, perché segnala che pandemia e infodemia sono andati di pari passo, quest'anno accrescendo proprio il senso di dubbio e di smarrimento nelle persone. In particolare 33.000 persone intervistate in 28 paesi al mondo, quindi un report globale, ci dice che governo, imprenditori e giornalisti stiano cercando di fornire informazioni false. Parliamo di percentuali che vanno dal 56 al 59%. Questo dato è gravissimo, è veramente un dato su cui riflettere e da porre al centro della riflessione di queste categorie. Se da una parte, guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno, se da una parte aumentano i dubbi e la fiducia è sempre un bene più difficile da conquistare, allo stesso tempo nella classifica ideale degli stakeholder degni di fiducia, però come dicevamo, le aziende mantengono il podio, calano un po' rispetto all'anno scorso, ma mantengono il podio. Per 6 utenti su 10 l'azienda è l'istituzione più affidabile, etica e competente, e addirittura arriva a superare in termini proprio di competenza le istituzioni governative di ben 48 punti. Anche qui grandi riflessioni che forniamo alla politica, ma grandi riflessioni che forniamo anche alle aziende. C'è un dato in particolare molto interessante. Intanto questo delle informazioni stimola le aziende che non possono più fare comunicazione, advertising, pubblicità secondo il metodo classico, ma l'informazione oggi diventa un nodo centrale della loro espressione, del loro dialogo con gli utenti. L'altra cosa, il 53% degli intervistati ritiene proprio che le aziende debbano aiutare a riempire il vuoto informativo generato da media non esattamente soddisfacenti, e poi c'è un fortissimo invito, una call to action ai CEO a prendere in mano la situazione, a essere dei leader, a guidare l'ecosistema, l'opinione pubblica fuori da questa situazione di stallo. Anche qui un importantissimo spunto su cui riflettere per tutte le imprese, le aziende e i CEO. Assolutamente interessante. È che siamo di fronte poi a una nuova era in cui la politica diventa al servizio e non più la politica governa poi, diciamo, i meccanismi economici. E ovviamente la capacità delle imprese di essere sui territori molto calate, comprendere quali che sono i bisogni e diventare, come ripetiamo tantissime volte in questa occasione, degli attori sociali,
si sta evidenziando anche attraverso, diciamo, questo cambio, comunque sia evoluzione di fiducia che le persone hanno anche nei confronti appunto dell'impresa, che appunto rispecchia un po' una tendenza e un trend che abbiamo già affrontato in altre occasioni. Allora, detto questo, direi che la parte di rassegna report, oggi la chiamiamo così, va in conclusione e ci vediamo per la parte di approfondimento.